Allora, come sono riuscito a concretizzare questo podcast che poi ho pubblicato diciamo, sull'app di Apple, ma anche su Spreaker? Ho fatto questo, ho dato in pasto a ChatGPT il mio libro del commercio, quello di 2 anni fa. Gliel'ho dovuto dare a pezzi perché tutto assieme chiaramente era un pochino pesantuccio, sono quasi 200 pagine, e gli ho detto di crearmi una sintesi da questo libro, e lui, sempre in pezzi, me lo ha, diciamo così, riprodotto. Dopodiché gli ho detto di rispetto a questa sintesi, farmi 12 domande e risposte sugli argomenti trattati nel libro e di conseguenza da lui riassunti. Ed è venuto fuori un qualcosa di decisamente interessante. Ho notato che se lo avessi letto avrebbe avuto una durata di circa 6 minuti, quindi diciamo che in 6 minuti si sono concentrate tante nozioni. Al che cosa ho fatto? Il mese scorso, rimasto un po' bloccato per via di un'operazione di ernia, mi ero dilettato a studiare AppleScript. AppleScript è praticamente un linguaggio, un algoritmo da utilizzare per chi usa il Mac per poter creare delle automatizzazioni, una sorta di programmazione. Chi mi conosce sa che sono nato come programmatore tantissimi anni fa. E allora cosa ho fatto? Ho creato un programmino che fa leggere dal computer le domande e le risposte, e a questo punto è venuto fuori una sorta di conversazione. L'avrei potuto fare anche io, ma ho voluto farlo fare alla macchina proprio per dare continuità a questa logica della innovazione tecnologica. Dopodiché, con un altro programma che si chiama OBS, che ho sul Mac, ne ho creato un file video che chiaramente poi ho trasformato in un file MP3, quindi in un file audio. A questo punto poi sono andato a pubblicarlo sui miei podcast, che ne ho tre, e a questo punto chiunque può andarselo a seguire, e mi aggiungo nel filmato le fotografie e le immagini di dove andare a recuperare questo podcast.